Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Allora, Umberto Carina, vengo da te perché Urbana Carina l'abbiamo conosciuto nel momento della pandemia, aveva costituito Io Apro, sapete che insomma ci sono state molte cose, anche alcune disdicevoli, come lui ben sa, nelle manifestazioni che hanno fatto, certamente davano voce a un malessere reale, io questo l'ho sempre detto, e oggi credo che questo malessere sia completamente spostato, perché il problema è che con questi costi tu e i tuoi dell'associazione dite non possiamo in nessun modo andare avanti, però... Se ho capito bene, il governo di destra ti dà più fiducia, sei più tranquillo adesso? Pensi che arriverà qualcosa di serio da loro? Ma guardi, dottoressa, il signor Tranquillo è morto e non bene, non in maniera positiva. Io fossi nel governo del centrodestra, lascerei un attimino le questioni ideologiche, no? Perché le priorità del paese oggi sono chiare. Un intervento massiccio sulle bollette, ma massiccio non vuol dire sicuramente i 20-30 miliardi che loro hanno in mente di mettere sul tavolo, e soprattutto un aumento degli stipendi equiparabili a quelli dell'est Europa. Qui mancano i soldi, mentre invece le priorità di Salvini, Meloni e Berlusconi, leggendo quello che dicono nelle interviste, leggendo i post che mettono su Facebook, sono il ponte sullo stretto, tant'è che il 7 novembre Salvini incontra i capi di regione di Sicilia e Calabria, le proposte di legge col tetto del contante 10.000 euro quando famiglie e imprese non sanno come pagare le bollette, francamente 10.000 euro oggi mi dica lei che ce li ha, le altre priorità sono il blocco navale, a me mi sembra che questi stiano facendo melina praticamente, stanno temporeggiando perché non sanno dove mettere le mani, non sanno dove prendere i soldi e francamente noi non possiamo più aspettare, sarà un inverno secondo me caldo se non bollente, qui manca poco che ci accappottiamo perché francamente ormai si va verso questa direzione, io non so più cosa dire, francamente ci aspettavamo molto di più dal governo di centrodestra, mi hanno sempre detto anche in maniera privata lasciateci lavorare, insomma mentre voi lavorate noi tagliamo. Da che vuol dire in maniera privata? Con chi ti parli? Con chi ti parli privatamente? Con alcuni dei leader che sono al governo? Ma da sempre, da un paio di anni a questa parte è chiaro che ci sentiamo, ci vediamo con Salvini anche perché voglio capire verso quale direzione stiamo andando, ma qui la direzione praticamente non è stata presa. Ma ti aspettavi qualcosa in CDM di oggi, Carriera? Ma mi aspettavo qualcosa, oggi in CDM si doveva parlare soltanto di questo. Innanzitutto di questo, ma mettere su 100 miliardi, non metterne 20 o 30. Perché dico 100 miliardi? Non perché sono un pazzo, perché la Germania, che è il doppio del nostro PIL, ha messo 200 miliardi e a dicembre praticamente pagherà le bollette di famiglie e imprese ai tedeschi. Noi abbiamo la metà del loro PIL, servono 100 miliardi. Voi mi dite, ma 100 miliardi dove li prendiamo? Non ci interessa dove li prendete. Se vogliamo salvare l'industria italiana, se vogliamo salvare le famiglie, bisogna mettere questi soldi, bisogna fare una moratoria da novembre a marzo, altrimenti qui non andiamo avanti. E poi le piazze, come lei ben sa, è difficile controllarle, la rabbia sociale è già molto alta, a me mi contattano gruppi di qua, gruppi di là che vogliono andare a Roma, a Montecitorio, in piazza, cioè ragazzi, qui davvero ci accappottiamo, rischia di saltare tutto. Allora ci accappottiamo.